La civiltà Nazca fiorì tra il 200 a.C. e il 600 d.C. Sebbene non siano rimaste opere architettoniche di rilievo, la testimonianza culturale più significativa di questa civiltà è la vasta rete di geoglifi noti come le linee di Nazca, situati nel deserto e sulle colline ai piedi delle Ande, presso le pianure della costa peruviana a sud di Lima. Si tratta di ampi disegni incisi nel terreno, con motivi e configurazioni varie, forme geometriche, linee o figure di animali, come ragni, lucertole e uccelli, tra cui pellicani e colibrì. Questi geoglifi coprono un'area di 450 metri quadrati e i disegni più ampi misurano fino a 305 metri di lunghezza. Il clima secco e arido e la posizione isolata delle pianure hanno contribuito alla conservazione degli enigmatici geoglifi. Le linee, poco profonde, furono realizzate rimuovendo la pietra rossa e la ghiaia del deserto in modo da far emergere la terra biancastra al di sotto. La procedura doveva richiedere una notevole organizzazione e pianificazione. Il popolo di Nazca aveva bisogno di un sistema di misura topografico che eseguisse misurazioni esatte su una scala così larga, dal momento che sarebbe impossibile vedere un geoglifo nella sua interezza. Probabilmente furono costruiti punti d'osservazione appositi per guardare i disegni dall'alto. Gli uccelli sono il soggetto più comune delle linee di Nazca, ma il colibrì rimane quello più riconoscibile a prima vista. Come possiamo vedere qui, la punta del lungo becco del colibrì termina in coincidenza con un gruppo di linee parallele, l'ultima delle quali indica il sole nascente del 21 dicembre, solstizio d'inverno. Si suppone che le linee si riferissero al calendario astrologico legato alle attività agricole, mentre le piante e gli animali sarebbero simboli di fertilità. Le ali spiegate e le piume della lunga coda rendono il colibrì facilmente riconoscibile. Lo stile delle linee di Nazca segue la tendenza dell'arte precolombiana alla semplificazione delle forme naturali mediante la rimozione dei particolari e il mantenimento del profilo essenziale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!